Raduno, che non è duro, perché da lei si capisce in capo ne tengo, io tengo troppo assai, la dava lei, ma non ci rimanendo i Maradona. No, perché adesso ci sono altri due cantanti, altri due binghi della canzone napoletana, due binghi. Binghi cantando, non capisce niente, quello poi è tutto un cantante così che sa. Bingo sono quei cantanti che facevamo i concerti, per esempio da Gaetano a Maratturre. Io ho fatto parte del bingo, innanzi mi ho guardato bingo. Anche tu eri un bingo prima. Ah, perché quando facevi i manuali si era bingo. Ma non stai facendo più niente, facendo queste cose non sei più niente. Ma anche tu hai avuto un tuo momento di successo, mi ricordo. Sono stato bingato. Come no? Sì, so che tu ti hai comprato tutti i miei dischi, la tua e la tua B. Tutti, anche il lato C, tu sei dimenticato, hai fatto anche. Tu sei l'unico che fa il lato C. E che è il lato C? Fammi una frattura. Cioè, quando sei andato. Perché la gente si commuove. La sciagna si. E fa una cosa in stomaco, veramente, mi giuro. Senti, questa canzone, vedi se ti ricorda qualche cosa. Guarda, questa è la mano importante, eh? La mano, il piede un po' avanti, deve oscillare così, no? Oh, socio Gio, che non mi voglio bene. Oh, socio Gio, che non mi voglio bene. Ti ricorda qualche cosa questa canzone? È una canzone che sicuramente uno subito si ambara, perché tende tre versi, dice sempre questo. No, la canzone è sempre questa, perché io esprimo tutta la sofferenza del popolo. Un po' appecorato, cioè dentro c'è una specie di pecora. E trevi e pecore, l'ho dovuto togliere perché puzzano. È rimasto però, a furia di avere a che fare con le pecore, ti è rimasto dentro. Comunque, ti piace questa canzone? Questa sicuramente sfonderà tutto, però non la tengo, che come si chiama? Sì. Io sono sicuro si chiama Ossoccio Gio, adesso è voluto bene. No, si chiama Ossoccio Gio. Ma sullo Ossoccio Gio. Anzi, fammi una cosa, ti voglio dare una possibilità, dato che tu ormai dalla gente sei un po' dimenticato, perché non stai facendo più niente, stai facendo solo questi teatri, queste cose così di dilettanti, quelle cose importanti di una volta non le fai proprio più, non ho capito perché. Dove facevi bingo? Mi vuoi fare uno spottino a questa canzone? Comprate il disco di Gigi D'Angelo o Socio Gio. Comprate il disco di Gigi D'Angelo o Socio Gio. Da Gigi D'Angelo e questo nuovo talento, Mino D'Angelo. Ciao. Avanti con la prossima visita. Dottor, buongiorno. Buongiorno a voi. Sentite, tengo un prurito maledetto per tutti i corpi. Non ce la faccio, ci va a malattia, mi dovete dare qualche cosa, sennò muoio. Un prurito fortissimo. Dappertutto, una continuazione. Non ce la faccio da vedere. Non ce la faccio. Facetemi venire un po' che stiamo a lasciare la vostra. Ma è una sciocchezza però, eh? È una sciocchezza. Ma vi segno un po' di pomata allo zolfo. Pomata allo zolfo. Zolfo, pomata. Grazie. Allora, mattina e sera. Arrivederci. Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Avanti, avanti con la prossima visita. Dottor, buongiorno. Vi ricordate me? L'altra volta mi avete dato la pomata allo zolfo. Il signore col prurito che non ce la fa segretare, eh? Esatto. E beh, come vi siete trovato? Niente, dottor, peggio di prima, ma non ce la faccio giù. Guardate queste unghie, se stanno là trappendo tutto quanto a pulire, non ce la faccio giù. Però no, c'è un po' di miglioria, c'è sta. Mi vedo un po' meglio. Facete una cosa, eh? Poi vi do un po' di talco mendolato. La sera prima di andare a letto vi mettete questo talco mendolato e la mattina presto vi lavate e ve lo togliete, eh? Va bene. Allora, talco mendolato. E speriamo che sia bene. Arrivederci. Ci vediamo fra 7 giorni. Va bene, arrivederci. Stato buono, arrivederci, arrivederci. Avanti, avanti con la prossima visita. Buongiorno, dottor. Ah, voi siete quel cliente col prurito, spero che mi è passato, no? Niente, dottor. Una continuazione, peggio di prima, non ce la faccio più a magrattà. Madonna mia, non ce la faccio di come? Non ce la faccio più. Va bene, allora, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Vi vado a buffare e vitamina. Ah, dottor, ma poi se leva. Un prurito non se leva, però per roppa ti dà la forza di per te. Capitano! Riposa, ditemi. Capitano, è successa una cosa molto ingresciosa, capitano. Che è successo? Capitano, in questo momento due ladri hanno rubato una nostra macchina da fuori alla caserma. La nostra macchina? Sì, capitano. E voi l'avete fatto?